un pochino. Cioè, volevo dire, tu riquarti a diretto e poi tu mi correggi, è un po' cattivello il paese, però tutto sommato ci vivo bene nel mio paese, tutto sommato, certo ci vivo male solo nell'ambito a livello di lavoro, perché cioè, a livello sociale non ci vivo male, pochettino, tutto sommato io amo il mio paese, amo la maggior parte dei paghinesi, mi conoscono tutti. Non ho niente con il pachinese. L'unica cosa sono due cose che mi danno molto fastidio. Che ci sono certi pachinesi che ti puntano gli occhi e ti guardano come se fosse un manichino. Cioè, come se loro avessero dentro di loro un cuore di pupazzo. Non lo so. Diventano gelidi nei nostri riguardi, distaccati. Questo modo di vederci, di guardarci. Per fortuna non sono tutti. E poi dove mi lamento molto è nell'ambito di lavoro, perché ci deve essere una certa veduta su di noi, un certo distacco, una certa discriminazione, quando bene o male non siamo tutti così, siamo in fin dei conti possiamo essere quello che siamo, ma siamo persone dotate di grande sensibilità, di grande forza d'amore, di grande creatività, grande voglia di costruire, di creare. Abbiamo tanti doti dentro di noi, che forse neanche un normale essere umano forse ha doti che abbiamo noi, interiori, dal cuore all'umanità, all'animo e a finire alle creatività. Abbiamo tanti doti che non vengono guardate. Questi accorgimenti loro non li guardano, perché a forza di metterci da parte, di distanziarci, di lasciarci da parte, non ci mettono alla prova e non guardano queste nostre qualità, perché noi sappiamo dare tanto. E questo è quello che io vorrei che si accorgessero le persone etero o le normali persone, tra parentesi. Perché sto comunitario, come sappiamo, ha le sue religioni e la maggior parte di loro devono rispettare questa sua religione. Io mi accorgo che non è così, che la maggior parte delle comunità che io conosco non mantengono la loro religione, pur sapendo che hanno una religione, vengono con noi transessuali e ci vengono anche a pagare. Perciò dove questo rispettare la religione? Questi preti, queste chiese, i primi sono loro, i primi pedofili, a toccare i bambini, i bambini non si toccano, sono cose sacre. E sono contrario alla pedofilia e a chi tocca i bambini. Chi è la gente pura? Quella che va in chiesa, esce dalla chiesa e poi sono dei diavoli. Perciò la maggior parte degli omosessuali si trovano anche nella chiesa, sono preti o sorelle, perché alla sorella che sia, che fanno credere che siano sorelle, invece non è così, che fanno credere che siano vergini, ma non è così, sono le prime lesbiche. E i preti che fanno credere che siano santi sono i primi finocchi. Perciò dov'è questo rispetto della Chiesa? La maggior parte di preti e sorelle che fanno credere di essere santi o sante si rifugiano con la Chiesa dai loro peccati o della loro omosessualità e trovano la Chiesa come paravento, come un rifugio, come d'altronde nella società. Io faccio paragone sul mio paese, la maggior parte degli etero che dicono si rifugiano sull'alcol, sul fumo, perché non accettano la loro omosessualità e usano l'alcol e il fumare come un rifugio, perché non trovano la forza di accettarsi, e molti ce ne sono che non hanno il coraggio di vivere liberamente la loro omosessualità e vivono in questo tormento, in questa sofferenza, in questa frustrazione soprattutto. E ne ho avuto prova sulla mia pelle. Non mi importa di essere papà in un futuro o da ora, quello che sia, a parte che
tanti nipotini che voglio bene come se fossero figli miei. Sono contrario a una cosa sul fattore dell'omosessualità, al matrimonio e all'adozione. Anche che io sia un omosessuale o un transessuale che sia, non mi importa. Sono contrario a quei due fattori, perché non è il caso di sposarsi. È ridicolo. Questi matrimoni clandestini o questi matrimoni fuori nazioni, no. Io, per la mia veduta, sono contrario. Sono contrario ai matrimoni, sia ai matrimoni che alle adozioni. Perché anche chi mi possa sentire un transessuale non mi interessa, non significa. Un bambino deve crescere con una mamma, una donna e un padre. Stop. Che poi noi siamo omosessuali o transessuali o quelli che siamo, che possiamo vivere la nostra vita liberamente, nessuno ce lo impone e ce lo deve imporre. Però il mio parere è questo, che un bambino è giusto che nasca, che cresca con una mamma e un padre. Stop, solo questo. Io amo i bambini, è vero, amo tanti bambini. Infatti ho i miei nipotini che sono per me come dei figli, come se fossero i figli miei. E mai ho pensato di adottare un bambino, perché non mi interessa. E non è il caso di adottare un bambino, perché un bambino è giusto che cresce con una mamma e un padre. Stop. Io sono contento di quello che sono, mi sento donna, sto facendo i miei sacrifici, voglio continuare la mia strada in questo modo, non mi interessa di un giorno di rimanere da solo, non mi interessa. Quello che solo voglio un giorno, in un futuro, non ora, ora non mi importa e non mi interessa. In un futuro trovare l'uomo che mi ami e mi stia accanto e mi dia amore e calore per quello che io merito.